Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, ci approcciamo a fare le consuete previsioni energetiche settimanali che vanno dal 21 al 27 novembre per incanalare al meglio il nostro stato emotivo verso il potenziale che leggono i tarocchi. Quindi invito tutte le ragazze nuove, che siete tantissime, e i ragazzi che diventano sempre di più, che mi state scrivendo, a studiare. Ragazze mie, ragazzi, dovete studiare per incanalare le energie che leggono i tarocchi. Perché è fondamentale l'addestramento dell'ego affinché i vostri stati di assunzione del vostro nuovo io sono vengano suggellati. Quindi io vi ringrazio, sto ricevendo in questa settimana tantissime mail rispetto proprio alla settimana che è appena trascorsa, dove avevamo visto col nostro lui, lei, quell'inferno, la rabbia, la violenza. E mi sono resa conto di una cosa: molte di voi hanno avuto quello che ho avuto io. Che cos'è questo? Io quando vi ho fatto quel video avevo avuto quello che è successo, che hanno letto le carte, 2 giorni prima. Manifestazioni rabbiose, violente, sia mie che da parte di persone che chiedevano aiuto su quello, del mio intorno personale. E quindi questa cosa mi succede spesso, che mi succedono le cose, le carte leggono quello che poi può, di cui poi voi potete fare esperienza. E quindi molti di voi è successo prima, infatti ho letto questo. E vabbè, che dirvi ragazze mie, ce la siamo proprio spassata, ce la siamo proprio spassata, abbiamo retto la botta con una maestria tale, veramente vi faccio i complimenti. Io mi crogiolo con le vostre mail di successo, proprio il successo è l'addestramento che fate, è lo sforzo che mettete nell'addestramento, cioè essere proprio dei generali dell'esercito della luce, sentinelle anche, sentinelle... Ecco, dove stai? Qui, qui, ti prendo, ti prendo. Dove stai? Mo si è nascosto, perché ha paura di me, l'ego. Così. È meraviglioso, veramente meraviglioso. Per le ragazze nuove che mi stanno scrivendo, io non sto facendo assolutamente consulenza. Non ce la faccio a livello proprio energetico. Il lavoro che porto avanti per il canale mi assorbe completamente, mi spreme fino all'ultimo. E quindi cerco di ritagliarmi veramente dei momenti di silenzio assoluto per diverse ore, proprio perché devo pulire i canali. E quindi questo non mi permette assolutamente di fare delle consulenze in questo momento. Ogni tanto scelgo delle mail, non l'ho fatto, ormai sono 2 mesi che non lo faccio, più di 2 mesi. Ogni tanto ne ho scelto una proprio perché avevo quella forza disponibile. Quindi mandate le mail, ragazze mie, e poi sceglierò nel tempo, ne seziono una di istinto, di intuito, e lo farò. Quindi detto questo, ragazze mie, stiamo passando dal sole in Scorpione al sole in Sagittario. Quindi che cosa sta succedendo adesso? Che solitamente quando passiamo da novembre a dicembre, lo scorpione che cos'è? Lo scorpione è le nostre profondità, quindi ci intima di andare nelle profondità più scure, proprio per fare un ultimo passaggio annuale prima di abbracciare il nuovo anno, abbracciandolo più leggere, ovviamente ognuna a seconda dei livelli spirituali raggiunti. Quindi si sta passando da scorpione, in cui il mese dello scorpione si illuminano le profondità, fino ad arrivare a una certa leggerezza del Sagittario, no? Quindi dall'oscurità dello scorpione, che ci intima a scendere giù per far pulizia nella cantina, a quella grinta della luce del Sagittario, che come parola chiave è proprio l'oltre. Oltre a questo abbiamo già un senso più di leggerezza, no? Dopo aver fatto uno, questo vale per tutti i segni dello zodiaco, proprio come sole che domina, il sole appunto che illumina le profondità, il sole nello scorpione, e poi il sole illumina verso la grinta della luce. Poi abbiamo anche Mercurio in Sagittario e Venere in Sagittario. Cosa vuol dire questo? Che Mercurio è il pianeta della comunicazione. In Sagittario che vuol dire? Le comunicazioni che vanno oltre, non sono più
come dire, frenate, non si è più, si ha voglia di guardare avanti, si ha voglia di far fluire l'energia con la comunicazione. E quindi le notizie che fluiscono verso dove? Il Sagittario è il pianeta dell'ottimismo. Perché è dominato da Giove, l'espansione, no? E quindi è superare i limiti. Il Sagittario supera i limiti, quindi delle comunicazioni che vanno a superare dei limiti che potevano esserci per reticenza, per paure, ok? Perché il Sagittario rompe le righe. Al Sagittario tu gli dici una cosa, ok? E quello si adopera per oltrepassarla. Ok? Tantissimi amici, carissimi amici del Sagittario, quindi mi fanno veramente impazzire, fantastici, quindi perché mi stimolano, io poi ho molti pianeti in aria, quindi stimolo, fuoco, fuoco, fuoco. Quindi la parola chiave è proprio del Sole che entra in Sagittario, l'ottimismo e l'espansione. Ora, che succede in amore con questi transiti? Ecco, in amore questi transiti favoriscono proprio il senso del possibile. Cioè, si risale, si guarda con ottimismo, tutto è possibile. Laddove avevamo dello sconforto, sempre in base a livelli spirituali raggiunti, perché man mano che noi andiamo verso l'energia cristica, no? Siamo sempre ottimiste, anche con il terremoto accanto, anche con i disastri più assurdi, ok? Perché stiamo già nella luce. Ma non siamo esenti dall'egregore, dalle forme pensiero che sono ancora accanto a noi in negativo. Quindi di conseguenza, in amore ci sono, grossissime possibilità di far fluire delle energie che erano bloccate a livello di comunicazione. Il cielo ci è, favorevole in questo. E quindi, come dire, Venere è il pianeta proprio dell'amore. Mercurio, la comunicazione in Sagittario, è come se danno una ventata proprio di grande ottimismo, di espansione e danno a tutti i segni la possibilità di un amore vero, è tutto fluido, tutto scorre. Ora, quindi stavo dicendo che non siamo certamente esenti dall'egregore che ci sono accanto a noi. Cos'è l'egregora? Non mi metto a spiegare cos'è l'egregora adesso, poi magari faremo un video. Sono le forme pensiero che abbiamo intorno, cioè l'egregore è un insieme di forme pensiero, in negativo e in positivo, che l'uomo ha creato. Più uomini fanno una stessa forma pensiero, più si crea una sorta di bolla di quella forma pensiero lì. Ecco perché io vi esorto sempre. Seminate pensieri luminosi e andiamo in questo modo ad alimentare egregore positive, pensieri luminosi. Allora, faccio una parentesi. Noi dobbiamo raggiungere una centratura rispetto a tutto quello che sta accadendo fuori, va bene? Allora, questo è il mio obiettivo, dove è sempre stato. Rispetto a tutti i drammi che ci possono essere esterni, la luce sta bruciando tutto. Che vuol dire questo? Il discorso è un po' complesso, vediamo come ve lo posso dire. Molti di voi hanno capito già di cosa sto parlando, perché, eccetera. Andiamo a rincarare la dose perché è repetita iuvant. Dobbiamo essere centrate in tutto ciò che accade. Tutto ciò che accade fuori è lo smantellamento di un vecchio sistema che ci portiamo avanti da centinaia di anni. Qualcosa sta per morire, batte gli ultimi colpi di coda. E quindi più si fa avanti la luce, più l'oscurità cerca di tentarle tutte, tutte, tutte. Noi ci siamo incarnate e incarnati in questo preciso momento storico. Noi risvegliati, perché? Perché secondo voi, proprio in questo momento storico? Perché abbiamo gli strumenti spirituali per supportare il cambio epocale. Faccio i brividi mentre ve lo dico. Quando vi dico questo, la nostra mente, essendo limitata, non ha la capacità di comprendere questa cosa. Ecco perché un risvegliato si deve proprio lasciare ispirare, deve agire sempre nella luce. Tutto ciò che vede fuori è un riflesso delle proprie zone d'ombra. Ripeto, il concetto è più ampio, molto più ampio.
Ogni cosa che vedete fuori e vi stimola paura è, ha la capacità, abbiamo la straordinaria opportunità e capacità, o meglio, scusatemi, abbiamo la straordinaria opportunità di mettere in luce quella paura, nel macro come nel micro, perché il macro, che i grandi sistemi, quello che sta succedendo nel mondo, eccetera, è un accumulo di forme, pensiero, di quello che l'uomo ha seminato fino a questo momento storico. E cosa ha seminato? Non di certo colombe bianche, voglio dire, si vede, no? Oh. Noi abbiamo la straordinaria opportunità di aver fatto delle esperienze karmiche di altre vite talmente feroci e cocenti da essere oggi detentori dell'energia cristica, da supportare qualsiasi tipo di dinamiche disastrose che vediamo fuori, altrimenti non ci saremmo incarnati da risvegliati. Mi spiego? Abbiamo già fatto tutte le esperienze di paura e penuria che sta facendo il genere umano adesso, gran parte dei non risvegliati. Abbiamo già fatto quelle esperienze, anche se ci sembra di no. Ma nella misura in cui stiamo lavorando su noi stessi, significa che quelle esperienze sono state già fatte. Non so se mi sto spiegando, ok? Quando facciamo un lavoro su noi stesse grazie alla coppia o all'altro, alla persona specifica, ok? Questo l'ho detto spesso, anche sottilmente ma anche lucidamente. Non mi ricordo se nelle playlist... Vabbè, comunque, qual è il senso? Quando noi lavoriamo grazie alla proiezione che l'altro ci fa, la persona che amiamo, la persona che se n'è andata, la persona così, la persona specifica o le persone specifiche che abbiamo nella nostra vita, quel lavoro lì ci serve a supportare la frequenza globale del pianeta. Man mano che noi, grazie all'altro, al lavoro sulla coppia, interiorizziamo, mettiamo in luce delle zone in ombra nostre, abbiamo la capacità di supportare l'intero pianeta e di non rimanere sconvolte quando succedono cose anche globali devastanti. Non so se mi sto spiegando. Molti di voi hanno già capito. Quindi, lavorare sulle nostre paure grazie al rapporto con l'altro, anche se non abbiamo nessuno, attenzione, quello che ci hanno, che non abbiamo nessuno in questo momento, ovviamente, quello che ci hanno tramandato fino a quel momento, lavorare sulle nostre paure, serve a non aver paura fuori di quello che succede a livello globale. Nel micro così nel macro, la stessa cosa. Ok. E lavorare per esempio sulla ferita dell'abbandono col padre e la madre non ci fa sentire abbandonati, abbandonati dal sistema, perché è tutto dentro di noi. Quindi tutto il lavoro che vi propongo di fare con i contenuti che vi metto nelle playlist rispetto all'amore è un lavoro che vi serve per tutta la vita, è un lavoro che vi serve per tutte le sfaccettature della vostra vita. Quando vi confrontate con gli altri, con il sistema, nel lavoro, nei vostri talenti. L'obiettivo del nuovo mondo è che ognuno manifesti coscientemente la propria missione di vita in termini di qualità e talenti. Quindi io vi invito anche a guardare come incarnare la propria missione, il video, riguardarvelo, perché la missione non ha tanto a che fare con quello che facciamo a livello di 3D. O meglio, ogni cosa che andiamo a fare nella 3D ha a che fare con la nostra missione, perché la missione non è altro che un adempimento spirituale, adempimento di doni, qualità, attitudini morali, grazie a quello che facciamo nella 3D, noi adempiamo a tale qualità, a tali attitudini spirituali. Che altro io volevo dire? Fondamentalmente questo. Quindi, io sono coraggiosa. Io sono coraggioso. E la frase più potente, l'io sono più potente, è oltre a quello che io ho sempre detto, io sono la grande potenza, io sono. L'altra frase è questa.
Io sono l'assoluto. Ok? Quindi non mi dilungo oltre. Poi ovviamente mi faccio sempre ispirare. E vi posterò anche delle cose. Vediamo un po'. Sapete che il lavoro che faccio per il canale è un lavoro immane a livello energetico. E quindi ogni volta mi lascio ispirare e se ho un'intuizione, come diceva la mia professoressa all'università di anatomia, quando a naturopatia, quando perché io le chiesi un giorno, professoressa, ma come si fa a distinguere un'intuizione da un pensiero dettato solo dalla parte logica mentale? E lei mi disse una cosa meravigliosa. Questo ve l'ho detto se non sbaglio, mi disse, Francesca, l'intuizione è qualcosa che ti arriva e perdura nel tempo. Un pensiero logico ti arriva e poi decade. Quindi ho diverse intuizioni, che mi sono bombardata di intuizioni. E quindi ci sono delle intuizioni che hanno a che fare con dei contenuti che vi voglio mettere piano piano, piano piano. Ci sono, ragazze mie, dei contenuti che non vi posso mettere adesso. Ci sono dei contenuti che non vi posso mettere adesso perché è importante che facciate un lavoro con me ancora sostenuto e poi inizieremo a mettere dei contenuti. Quante più siamo con la consapevolezza di tali contenuti, supportiamo anche le nuove sorelle arrivate e i nuovi fratelli arrivati. Anche con, vedo che è meraviglioso che condividete nei commenti anche la, perché io vi leggo tutte ragazze, prima o poi io vi leggo sempre tutto, tutte, va bene? E tutti. Ovviamente poi stacco per giorni, magari faccio un video, stacco per giorni e non posso sentire né avere nessun tipo di contatto con internet. Va bene? Proprio perché devo ripulire l'energia. E quindi ci sono dei contenuti che vi metterò. Più cresce il vostro livello di espansione di coscienza, più siete in grado di sostenere determinati contenuti. Già il video di Lucifero e il tuo Dio, di apostrofo io, è un video importante che va imparato a memoria. Va bene? A memoria. Laddove c'è paura bisogna andarci contro. Dentro, dentro. Come diceva il mio maestro Pietro. Francesca, lui mi faceva anche gli scherzetti. Hai paura? Sì, Pietro, ho paura. Ah, là devi andare. No, 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 là devi andare. La paura è il campanello che ti dice ciao, sto qua, ecco, qui devi andare. Ok. Meno abbiamo paura all'interno, meno paura ci farà qualcosa fuori. È chiaro, no? Sottoscrivo. Vabbè. Detto questo, tu stai riprendendo? Sì. Ah, e poi... ogni volta vedo, ogni tanto mi scrivete, ma con chi stai parlando? Tu stai riprendendo? È una telecamera, io l'ho umanizzata, è una telecamera sola, io sto sola quando vi registro i video, quindi è una telecamera, non c'è nessuno dietro la telecamera, o meglio, ci sono tutte le entità di luce che insieme a noi ci accompagnano nel percorso, quindi la telecamera l'ho umanizzata io, ecco. Che ogni tanto mi fa gli scherzetti abbassandosi il volume e tutte queste storie qua, va bene, ma noi non ci facciamo soggiogare dagli scherzetti, ok? Quindi ragazze mie, ragazzi, settimana che va dal 21 novembre al 27 novembre, allora abbiamo anche la luna nuova, mi ricordo che giorno, mercoledì se non sbaglio, ok, dove seminare nuovi intenti, quindi una luna nuova è sempre qualcosa di meraviglioso per andare a mettere un nuovo seme o rincarare la dose sullo stesso, ecco, quindi oggi vi faccio scegliere i tarocchi, abbiamo questi qua, ok, poi abbiamo questi tarocchi giapponesi di Fabrizio Spadini e Laura Tuan e questi altri, non mi ricordo mai come si chiamano, ma fatevi ispirare. Poi potete anche sentire tutti e tre, ovviamente, c'è sempre un messaggio per voi se venite ispirate, ok? Se invece soltanto uno è solo quello. Allora, partiamo dal primo. Allora, vediamo un po'. Allora, voglio vedere qual è l'energia cardine, poi ci andiamo a fare anche un piccolo bonus sull'amore, l'amore a distanza, se state a distanza. O se non avete nessuno, piccolo piccolo bonus, altrimenti metto 6 ore ogni variante, che è come mi è solito fare, perché come diceva il buon maestro Jodorowsky, una buona lettura di tarocchi non può prescindere dalle 2 ore, meno di 2 ore, ok.
diciamo ci stiamo dentro, ecco. Allora, vediamo per i miei ragazzi del primo mazzo, qual è il messaggio dell'oracolo per questa settimana. Allora, vediamo qual è il messaggio dell'oracolo. Il vento cambia direzione. Quindi ci sono dei cambiamenti in arrivo, ragazze mie, in questa settimana. Non a caso abbiamo detto che abbiamo Venere e Marte in Sagittario, anche il Sole mi passa in Sagittario, quindi cambiamenti certamente favorevoli all'oltre, all'apertura, all'abbattimento di limiti come il cielo ci insegna in questa settimana. Qualcosa che ha a che fare con un cambio di direzione. Se arriva qualche cambio bisogna accoglierlo, perché è in funzione della tua massima evoluzione, sia che tu stia chiedendo qualcosa a livello cosciente, la manifestazione di qualcosa, sia che tu inconsciamente la tua anima sta attirando qualcosa, devi andare incontro a questo cambiamento. Allora, io già la frase che mi viene da pensare in questo momento, in questa settimana per te è questa: io mi affido alla bellezza di qualcosa di sconosciuto, io sono coraggiosa, io sono vincente. Quindi un cambio sia in termini o relazionali o lavorativi, o un'attitudine spirituale che ti arriva, che può fare un po' paura perché l'ego non vuole che tu acquisti potere, no? Ecco. Quindi con il potere del verbo noi andiamo a sciogliere direttamente qualsiasi tipo di sfida che può esserci, che può arrivarci incontro. Va bene? Ok, ce la mettiamo qua. Ok, e andiamo a vedere. Ci facciamo la nostra scettica questa settimana. Vediamo cosa arriva. Vediamo un po'. Primo mazzo, quindi ragazzi e ragazze del primo mazzo. Ok, allora vediamo un po' situazione di partenza, la sfida che ci apprestiamo a superare in questa settimana, cosa muove questa sfida, il subconscio, l'attenzione cosciente, ciò che vogliamo realizzare, su cui stiamo fondando l'attenzione adesso. Recente passato, imminente futuro, consiglio della celtica, nonché anche come puoi vedere tu la situazione, influenze esterne, anche persona specifica o come ti vedono gli altri, speranze o paure più profonde legate a questa qui, al subconscio, sintesi o risultato. Allora, vediamo. Allora, ci mettiamo di qua. Allora, e andiamoci ad analizzare tutto. Situazione del presente. Ragazze mie, stiamo vibrando con un 5 di coppe qua. Quindi il vento cambia direzione a favore con la ferita dell'abbandono. A favore, ho detto. Ok? Quindi, allora, 5 di coppe. Forse stiamo sentendo un abbandono, oppure uno stato di malinconia. Ci stiamo focalizzando sul passato, abbiamo un po' di risentimento. A livello emotivo, per qualche cosa. Vediamo la sfida da superare qual è. Ragazze mie, sentire la chiamata di Dio. Il giudizio. Allora, la sfida è il giudizio, quella di rinascere, ragazze mie, da questo stato qua, di infermità emotiva, va bene? Rinasciamo da questo stato, per favore, con il potere del verbo, studiando, addestrando l'ego. Qua in questa settimana avremo una chiamata. Il risveglio spirituale, quello a cui magari non siamo riusciti ad andare incontro fino a questo momento perché avevamo paura, perché l'ego ha paura, ragazze e ragazzi, mi spiego? È l'ego che ha paura, l'anima tua non c'ha paura. Ok, qua abbiamo un giudizio che è anche quello da parte di qualcuno di farti una chiamata, di avere un risveglio spirituale, un despertar spirituale nei tuoi confronti. Vediamo la base di tutto che c'è. Un cuore trafitto. Allora, un dolore abbiamo subito, c'è un dolore qui forte, che me lo mette come superamento con quel giudizio lì, ok? Vediamo che cosa raggiungiamo. Ragazze mie, si chiude sto ciclo qua, ecco dove cambia direzione, mi spiego? Allora vi dico già, laddove abbiamo sentito un abbandono, una situazione che di malinconia per un abbandono subito,
oppure per una sensazione di angoscia, per un cuore trafitto. Noi in questa settimana andiamo incontro, grazie anche al potere del verbo, a una chiusura definitiva, un pieno compimento di quelle circostanze dolorose. Il vento cambia direzione in questa circostanza, va bene? Che è successo qua? Ecco qua. Forse abbiamo avuto dei litigi con qualcuno, ci sentiamo da soli, un 5 di bastoni. Dei litigi con qualcuno, delle situazioni conflittuali che ci hanno fatto male, a seconda dei vostri casi specifici. Che succede qua? Ah, eccolo! C'è un cavaliere di denari. Ragazzi miei, qua arriva una proposta. Ho una proposta lavorativa, ho un'offerta concreta, ho qualcuno che ci ha messo tempo. E la sfida è quella di chiamare. Fatto sta che con questo cavaliere di denari, una persona concreta, una persona che chi va sano va piano va lontano, si chiude il ciclo dell'abbandono, delle conflittualità, dei litigi o di qualsiasi altra cosa, e qua abbiamo un risveglio spirituale tuo e di un'altra persona, perché sappiamo ciò a cui noi vibriamo all'interno e ci adoperiamo per vibrare verso il nostro massimo successo, adempimento di realizzazione spirituale, attiriamo anche fuori la concretezza. Magnifico ragazzi, ok, vediamo come, qual è il consiglio della Celtica, nonché anche come tu vedi la situazione. Ti sei messo il passato alle spalle, il consiglio della Celtica con questo tre di bastoni è anche quello di guardare avanti con piccoli passi e di anche fare, la strategia è stata già fatta su come guardare avanti. Qua c'è un passato che ti metti alle spalle in termini o di atteggiamenti tuoi o proprio in termini lavorativi verso nuovi orizzonti, si appianano i litigi, c'è una chiamata, va bene. Qua c'è anche un'attesa funzionale al miglioramento delle cose. Come consiglio della Celtica, laddove tu senti che qualcosa ne valga la pena, c'è un'attesa come consiglio, va bene? Se questa cosa arriva in questa settimana, questo cavaliere di denari, che sia un'offerta in termini lavorativi o amorosi, relazionali, il consiglio della Celtica è quello di muovere piccoli passi. Ok? Chi va piano, va sano e va lontano. Qua c'è un successo che viene raggiunto, il compimento di qualcosa. Tu mi chiudi questo 5 di coppe. Influenze esterne, qua c'è influenze esterne, una progettualità. Allora, mi do subito un'accezione rispetto all'amore, o qualcuno che ti vede che hai guardato avanti rispetto a una situazione specifica e quindi arriva qui dopo tanto tempo per un'offerta concreta da che c'è stato un litigio, oppure qua le circostanze esterne ti invitano a fare una strategia, a muovere dei passi su una strategia che hai già fatto, va bene? Qua se abbiamo due persone è possibile che in questa settimana tu ti risvegli spiritualmente, chiudi il ciclo delle difficoltà che ti focalizzi sul passato in termini di atteggiamenti tuoi e vai a fare una scelta definitiva. O su una persona sola, oppure la tua scelta definitiva è quella di attendere affinché questo risveglio spirituale venga suggellato in ogni cellula di te stessa e poi prendere pian piano una decisione. Il giudizio. Oppure anche quella di avere uno spostamento lavorativo, ragazze. Qua ci sono due carte anche di distanza. Vediamo, speranza o paure tue. Qua c'è il matto, ragazze. Qua la speranza è di ripartire da zero, di fare un salto di fede, di rischiare un qualcosa. Qua c'è un rischio nel subconscio rispetto a questo tre di spade. Vuoi guardare avanti rispetto a un dolore, a questo senso di inquietudine. E qua il salto viene fatto perché mi stai vibrando all'interno con una carta che attira proprio il salto di fede. Va bene? Vediamo il risultato di tutto qual è. Allora, qua c'è un 9 di bastoni in questa settimana. Cosa vuol dire? Che mi è possibile che mi arrivi una persona in questa settimana e tu hai un po' delle difese alte, sia in termini relazionali o lavorativi, Quindi amorosi o lavorativi. Quindi cosa ti consiglia la Celtica? Quello che ti dicevo prima. Muovi dei passi piano piano per non aver paura di questa cosa, verso questa persona che arriva o un'offerta. Muovi dei passi piano piano verso, perché mentre muovi dei passi piano piano verso qualcosa che ti arriva in questa settimana, tu rispondi alla chiamata di Dio. Mi spiego? Tu rispondi alla chiamata, non ti guardi indietro in termini di attitudini tue e vai a compiere questo ciclo, questo successo, va bene? Ti posso vedere un po' timorosa di qualcosa, alzare un po' le difese alte su qualcosa, magari c'è una persona che non vuoi che ripeta stessi errori, ma tu me la devi cambiare all'interno di te con i nuovi credo rispetto a quella persona, mi spiego? Allora...
O allora, se parliamo di una persona che deve venire nei tuoi confronti ed è, c'è una distanza, si muovono i primi passi verso questo trasferimento. Ok? Fatto sta che anche la sfida di questa persona nei tuoi confronti è quello di chiamarti e prendere una decisione definitiva. E sta aspettando, proprio perché ti vuole dare qualcosa di concreto, sia in termini relazionali che lavorativi, ragazze. Ok, il vento cambia direzione a favore di un richiamo spirituale, di una decisione che viene presa, di un successo, di un passato, in termini o relazionali o di attitudini tue, oppure lavorativi. Allora, vediamo un po' di andare nelle specifiche. Di cosa mi parla il Cavaliere di Denari? Allora, qua c'è una persona con il 4 di bastoni che viene ad avere un compimento con te in questa settimana. Ovviamente siamo tantissime, quindi dobbiamo incanalare l'energia dei tarocchi. Questa offerta concreta, questo Cavaliere di Denari, ha la necessità di avere un pieno esito di celebrazione d'amore, oppure di celebrazione di una stabilità insieme a te. E la sua sfida è quella anche di accorciare distanze, di non attendere, muovere dei passi verso questo. Ok? Questo è un re di denari, è una persona seria, cioè o comunque una persona concreta, anche un segno di terra può essere, ma al di là dei segni di terra è una persona concreta. Fammi vedere qua come ti vede all'esterno, questo due di bastoni, ti vede come un nuovo inizio, ha anche paura che tu possa avere altre opportunità e possa vedere verso una persona nuova. C'è anche questa paura qui. Qua abbiamo un 6 di coppe, che è una persona del passato, come se tu stessi guardando avanti rispetto a una nuova opportunità, rispetto a quest'altra persona. Questa persona ti vede così, se è il tuo caso, da che hai potuto avere un abbandono. Quello che vede questa persona di te. Fatto sta, questa persona, visto che sente una connessione molto profonda con te, vuole una nuova opportunità, qualcosa di, che ha a che fare con la passione, una scintilla creativa. Ok? Vediamo quel 9 di bastoni. Ragazze, qua c'è un re di bastoni. Qua è come se tu mi alzassi un po' le difese rispetto a questo re di bastoni che arriva nei tuoi confronti, eh? Le carte ti consigliano vai piano piano, va bene? Cioè, piano piano, vedi cosa ha da dirti, va bene? Vai piano piano. Questo è uno che agisce. Re di bastoni. Perché tu sei il suo desiderio. 9 di coppe. A te fa molto felice questa cosa, nonostante un po' di timore, va bene? I timori si sconfiggono con il potere del verbo. Io sono coraggiosa, io sono intuitiva. Okay, io sono l'assoluto. Ok. Adesso, rispetto a delle circostanze lavorative, ragazze mie, qua può arrivare un'offerta concreta di cui tu magari non ti fidi completamente. Sappi che qui è tempo di prendere una decisione diversa dal tuo passato, adatta a quello che è la tua situazione, perché qua mi ci metto nel giudizio. Adatta a questa situazione alla tua sfera lavorativa. È tempo di fare azioni diverse dal passato, di prendere una decisione in merito che abbia successo. Azioni diverse dal passato. Tu sai a che azioni mi riferisco, va bene? In modo tale da intraprendere piano piano, con perseveranza, questo nuovo cammino. Ognuna di voi ha un cammino diverso. Ok, adesso ci andiamo a fare uno speciale su, vediamo un po'. Per chi ha una persona in lontananza, vediamo. Per la persona specifica, per le mie ragazze, i miei ragazzi, chi hanno una persona specifica lontana, vediamo. Di cosa mi parla questa celtica? Affari, è un re di denari, quindi si sta dando molto da fare sugli affari o ha delle cose ufficiali a cui, lavorative o familiari a cui deve tener conto. Nei tuoi confronti in questa settimana, bontà. Conta sulla tua bontà, perché a distanza. Allora, nuovo inizio, bagatto e poi diffidenza. Allora, ragazze, questa persona, piacere, la notizia. Questa persona è in procinto di mandarti un messaggio se sei in lontananza, dicendoti che sta risolvendo delle questioni ufficiali con questo affare. Conta sulla tua bontà, la tua generosità, mi arriva qui. Vuole manifestare cosa? Manifestare qualcosa che ha a che fare con una stabilità insieme a te. Voglio mettere su questa, e tu ti vedo un po' titubante qui, ok? Vediamo un attimo questa diffidenza a cosa porta.
Allora, qua ci sono delle preoccupazioni familiari a cui si deve far fronte prima che arrivi un cavaliere di coppe, va bene? E quindi questa persona è impegnata in queste circostanze, questa settimana, quello a cui sta vibrando questa persona nei tuoi confronti. Di cosa mi parla questo bagatto, questo nuovo inizio nei tuoi confronti? Dopo che per tanto tempo è stato appeso, probabilmente, con un cambio di prospettiva nei tuoi confronti, mi spiego? Verso l'imperatrice. Allora, ci sono degli affari che questa persona sta portando avanti per andare incontro a un nuovo inizio rispetto a te, che qua mi viene come che tu sai comprendere perché a distanza, eh? Questa persona sta sacrificando anche l'ego affinché possa avere la manifestazione con te di qualcosa che abbia il pieno sviluppo, imperatrice. Cosa parlano questi affari? Qua c'è pianto, questo è un 10 di spade. Forse c'è la chiusura di una vecchia relazione, di nuovo imperatrice. Allora, la chiusura di una vecchia relazione, magari una situazione karmica a favore tuo che stai guardando. L'imperatrice. Questa è la situazione in cui verte questa persona che siete lontani in questo momento. Andiamo a vedere adesso. Vediamo un po' per le mie ragazze invece single. Malafede. Perdita, vediamo un po', ansietà, superiorità, documento. Ragazze, qua per le mie ragazze sì, qua rispetto alla celtica che abbiamo fatto, allora ci sono delle circostanze in questa settimana che mi finiscono a livello amoroso con un re di cuori, una superiorità, una persona che è come se una persona che ti supporta in questa settimana, o ti può supportare a seconda, ovviamente, siamo tantissime ragazze mie, nel superare delle problematiche relative alla mancanza di fiducia che hai negli uomini o nelle donne. Magari è una persona, un confidente, una persona importante, un re di cuori qua, un re di cuori, superiorità, una persona che ti aiuta a superare delle difficoltà di diffidenza, le tue ansie rispetto a quello che ti possono dire le altre persone, di non fidarti delle persone, di fidarti solo di te stessa, tant'è che abbiamo il giudizio qua, che è la chiamata divina a cui tu tendi per chiudere il ciclo della diffidenza e credere soltanto nel tuo potere, ok? È una persona vicina che ti può essere in questa settimana. Andiamo a vedere per le mie ragazze che hanno una situazione stabile invece, con questo cavaliere di denari e quella 9 di bastoni. Intraprendenza. Farà qualcosa che ha a che fare con la gioia, che se vede una situazione stabile, sulle avversità, per le mie ragazze che hanno una situazione stabile, falsità, alienazione. Allora, qui per le mie ragazze, ragazzi che hanno una situazione stabile invece con qualcuno, qua ci sarà un motore di intraprendenza. La tua persona del cuore vuole avere un confronto costruttivo con te per portarti gioia su dei ritardi, su delle cose che volete fare insieme e dicendoti che è stato male per delle cose false che ci sono state tra di voi o che sono state dette. Mi spiego? Quindi costruttivo, vedo qua che non ti fidi tanto di questa situazione, ma è perché c'è il giudizio come sfida. Fai cose e pensa cose diverse della tua persona fino a cose che hai pensato fino a questo momento, perché tu hai chiuso il ciclo di sentirti abbandonata, di non sentirti abbastanza amata, mi spiego? Ok, ragazze mie, ho fatto quello che dovevo fare. Mettiamoci invece adesso una carta della Dea per le mie ragazze, i miei ragazzi del primo mazzo. Eccola. Ragazze, i segreti. Allora, questa è la carta che ti dice ci sono cose o che ti vengono rivelate in questa settimana, oppure ci sono ancora delle cose che non possono esserti rivelate del tutto in questa settimana, perché dei fattori invisibili si devono prima verificare. I segreti ti dicono anche di prestare ascolto alla tua intuizione perché ti arriveranno dei messaggi dal divino che hanno a che fare con delle tue domande. Ti dicono anche di custodire dentro di te il lavoro che stai facendo su te stessa e di non parlare con gli altri. Non parlare con gli altri di quello che tu stai per manifestare o vuoi manifestare. Tienilo dentro perché ciò che custodisci all'interno alimenta il tuo magnetismo e non fa fluire l'energia fuori. Ok, ragazze mie, penso di aver detto tutto. Quindi una settimana all'insegna di una chiamata o divina o una chiamata da parte di qualcuno che ha a che fare con un cambio
di attitudine vostra e anche nei confronti delle persone che incontrate. Il vento cambia direzione, utilizzate il potere del verbo, affrontatemi laddove ci sono delle paure, entrateci dentro con il potere del verbo, io sono coraggiosa ed è un successo, ok? Secondo me molte vengono a conoscenza di alcuni segreti con questa chiamata qui, alcuni segreti che, di cui avvertivate la situazione già. Qua c'è anche una richiesta di scuse, mi sta arrivando anche questo. Va bene ragazzi, ognuna saprà, va bene? Quindi ragazze mie, io e ragazzi, io vi abbraccio profondamente dal profondo dell'anima, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica! Mua! Eccoci qua per le mie ragazze, i miei ragazzi che hanno scelto i tarocchi di Fabrizio Spadini e Laura Tuan, li mettiamo qui e andiamo a vedere qual è la carta oracolo che contraddistingue la vostra settimana per dal 21 al 27 novembre. Vediamo un po' questa energia che fluisce con Sole, Mercurio e Venere in Sagittario. Vediamo, allora, vediamo un po'. Facciamo anche per tutte e tre le varianti uno speciale sull'amore, perché è separato, perché sta in coppia, perché non c'è nessuno. Ok, vediamo un po'. Riparare, appunto, ragazze mie e ragazzi. Qua abbiamo un'energia che vi chiedono prima di tutto di stare con voi stesse e con voi stessi proprio a livello interno in questa settimana, perché ci sono anche qui, abbiamo appena finito di dire, delle situazioni che possono essere riparate in virtù del Sole, Venere e Mercurio in Sagittario, cioè delle comunicazioni, qualcosa che va verso l'ottimismo, un'espansione, e quindi proprio qui ci sono, vedo già delle comunicazioni che sono volte a riparare qualcosa, sia in termini lavorativi, sia in termini relazionali. Qua ci sono due ragazze che cuciono, magari alcune di voi hanno l'attitudine o proprio hanno la, come si dice, la cuciono, ok? È una cosa che io ho sempre voluto imparare nella vita. Ricordo mia madre quando mi mandava a casa della zia, quando ero piccola, di una delle 11 sorelle di mio nonno per imparare l'uncinetto, una cosa che mi ha sempre appassionato, poi ho lasciato in sospeso, è qualcosa di meraviglioso, prima o poi lo riprendo. Allora, a parte le mie chicche infantili, allora qua vedo che qualcuno vuole ricucire, o sei tu che vuoi ricucire con qualcuno, appianare divergenze con qualcuno. Io ti consiglio, ragazzi miei, questa settimana, proprio state in connessione col vostro sé, in modo tale che quando arrivano le persone davanti a voi, voi le benedite proprio, tanto tutte voi ormai lo fate, lo dico soprattutto per le ragazze nuove, no? L'altro fuori di noi è sempre noi, l'altro fuori da noi è sempre noi, quindi benediciamo e battezziamo le situazioni e accogliamo l'altra persona davanti a noi in qualità proprio di mandatario divino, che se ci viene messo sul cammino è una scintilla di Dio che ci viene messa sul cammino perché dobbiamo fare un certo tipo di esperienza. Con la carta riparare ti esortano a prenderti cura di te, di amarti in questa settimana, perché nella misura in cui riesci ad amare te stessa, a prenderti cura di te, puoi anche amare l'altro, voler bene all'altro, va bene? Quindi questa è la carta di questa settimana. Ok, ci andiamo a fare la nostra amata celtica, vediamo di cosa parla tutto questo. Anche a pianare delle divergenze tra colleghi mi arriva, anche tra colleghi di lavoro. Qua ci sono due donne che lavorano insieme, a pianare delle divergenze, perché ti serve come esperienza in questa settimana. Ok, vediamo un po'. Comunque mi viene che qualcuno si abbraccia, mi sto vedendo degli abbracci, neanche una lacrima di commozione, non so, mi sta arrivando questa informazione, degli abbracci vedo, anche tra due amiche o due amici, mi viene questa cosa molto di impatto, con delle anime gemelle che sono degli amici molto stretti, mi arriva anche questo, oltre a delle persone specifiche a cui state pensando, mi arriva molto una comunione famiglie animiche. Ok, vediamo un po'. Allora, cioè c'è proprio una comprensione cuore a cuore, al di là di tutto. Ok, vediamo di che tratta quello che sto sentendo con questa carta riparare. Allora, vediamo, ci mettiamo
La carta del presente, energia del presente. Qual è la sfida che ci apprestiamo a superare con questo riparare? Cos'è che dobbiamo riparare? Il subconscio. Attenzione cosciente, ciò che vogliamo realizzare, superando questa sfida, la prova del riparare. Passato. Imminente futuro, questo riparare, di che cosa ci parla? Allora, consiglio della celtica, ma anche come tu puoi vedere la situazione. Esperienze esterne, anche una persona specifica, delle persone specifiche, come ti vedono all'intorno. Tue speranze o paure e il risultato. Ok, o sintesi. Allora, mettiamo qua, se no non ci entrano le carte. Aspetta. Allora, vediamo se vedete così, ragazze. Questa mettiamo qua, minaggia, la mettiamo qua, ok, così, riparare, vediamo, ok. Vediamo. Allora, vediamo l'energia del presente qual è. Cavaliere di coppe, ragazze mie, qua abbiamo proprio un'apertura di cuore da parte di qualcuno, siete voi che fate una comunicazione emotiva, una dichiarazione d'amore, oppure un ti voglio bene, non a caso usciva la carta riparare. Questa è una persona che sta arrivando, arriva da voi in questa settimana perché è proprio energia del presente, quindi è ciò che proprio sta su di te. O è già arrivata questa apertura di cuore da parte di qualcuno, è proprio un'apertura di cuore straordinaria, eh? O è tua nei confronti di qualcuno, oppure qualcuno, se non è arrivato, gravita proprio intorno a te, qualcuno che vuole riparare con te. E qua non è un paggio di coppe, è un cavaliere di coppe, c'è proprio un'apertura di cuore importante. Vediamo qual è la sfida. Ah, qua c'è un abbandono, il 5 di coppe, superare l'abbandono, ragazze mie, il senso di colpa, qua qualcuno ha dei sensi di colpa e li vuole superare, ragazze, eh? E quindi qua c'è un'apertura emotiva, una comunicazione emotiva bellissima, bellissima, è molto commovente questa cosa, infatti già me lo dicevano, quella carta mi era arrivata l'energia. Vediamo la base, qua c'è la torre, sì ragazze, qualcuno che vuole riparare 100%. Qua c'è la torre, qualcosa che si è distrutto e ti ha lasciato in malinconia, ok? In senso di colpa da parte di qualcuno. Vediamo che succede qua. Qua c'è un 4 di denari, ok? Allora, da che c'era un po' di resistenza a tenersi tutto dentro, c'è una persona che si apre. Anche a te ti fa aprire questa persona, va bene? Al fine di costruire, di ripartire dalle proprie basi. Vediamo che è successo qua. C'è un 3 di bastoni, forse c'è stata un'attesa nel recente passato di questa cosa, oppure si sono già mossi dei passi verso qualcosa, magari per alcuni di voi c'è già stata una richiesta di scuse piccolina, adesso c'è una comunicazione emotiva importante per ripartire dalle solite basi. Vediamo qua che succede. Sì ragazze, qua c'è la bontà di Inari e qua è la papessa, ma proprio bontà, coppe, qua ci dice che proprio ti viene rivelato questo segreto. Ti viene rivelato e qua è anche un'esortazione a come tu devi agire. Tu in questo caso, anche se sei uomo, è la papessa, no? Qua vediamo una donna che tiene in braccio un bambino, c'è un cane, il cane è simbolo anche della fedeltà, la bontà di cuore, un ramoscello in mano e quindi la nascita di qualcosa di nuovo, un bambino, la nascita di qualcosa di nuovo. Ti viene chiesto di utilizzare l'intelligenza intuitiva e tutto il lavoro che hai fatto su te stessa fino a questo momento, va bene? Ok, questo è quello che ti viene rivelato, va bene? Anche delle scuse per dei segreti, o anche delle scuse per ciò che non è stato rivelato, va bene? Andiamo a vedere adesso il consiglio della celtica. Ragazze, qua c'è un 9 di spade, tu sei preoccupata o preoccupato rispetto a tutto questo, non ce n'è motivo, non ce n'è motivo, va bene? Qua abbiamo un cavaliere di coppe proprio qui, ecco qui, va bene? E quindi siccome qua mi metto una papessa, laddove tu vedi che non arriva in questa settimana, magari alla fine di questa settimana o la settimana prossima, a seconda dei casi ragazzi, ecco perché ti vedo preoccupata, acquieta la mente, acquieta questa caspita di mente, va bene? Perché come vedi tu la situazione, e poi diamo anche il consiglio della celtica. Il 9 di spade che cos'è? Preoccupazioni, non ci dormi la notte, allora tu benedici e battezza, non ti preoccupare, benedici e battezza, qua c'è il cavaliere di coppe, va bene? Allora, andiamo a vedere adesso le influenze esterne, come anche ti vede questa persona. Vediamo un po'.
Sì, ti vede come una regina di spade perché ti ha fatto soffrire. Allora qua lui ti affronterà o lei ti affronterà, questa persona, senza mezzi termini, ti affronta perché ha proprio un'apertura di cuore emotiva meravigliosa. E qua ti esortano anche proprio a stare nel tuo cuore, come ti dicevo prima di aprire la celtica, capito? Stai nel tuo cuore. Qua è proprio un'apertura di cuore, questa persona ti affronta senza mezzi termini, non ha paura, non... c'è proprio il cavallo di coppe, va bene? Ok, andiamo a vedere qua le speranze o paure tue. Qua c'è l'asso di coppe. La tua speranza è quella di ricominciare con questa persona, comunque sia di far pace con l'asso di coppe. Rinnovare una relazione, rinnovare qualcosa, perché ce l'hai qua. Ok, oppure, non ti dico. Oppure se c'è una persona che tu hai atteso tanto e questa persona e tu hai avuto un'altra relazione, questa persona nel suo subconscio vuole avere una nuova opportunità con te e magari tu non te l'aspetti proprio perché hai tagliato. Questa è un'altra opportunità di lettura, eh? Allora, benedice e battezza questa persona in modo tale che andiamo a creare karma positivo, va bene? Vediamo qua il risultato qual è. Il risultato è un 5 di denari. Mi conferma per alcune di voi c'è una persona, magari anche una persona che conosci bene, che ti viene a chiedere scusa. Per alcune di voi accettano le scuse, benedicono e battezzano la situazione, però danno una perdita a questa persona. Cioè, che vuol dire? Alcune di voi, è possibile, per alcuni di voi mi sta arrivando che avete una persona lontano che rientra in scena, voi avete una nuova relazione o comunque non ne volete sapere, però questa persona vi viene a chiedere scusa. È una sorta di karma che rientra a te per farti concludere una situazione karmica, per fartela evolvere. Questa è la prima lettura che mi è arrivata, va bene? Ok. Ora, con questo 5 di denari qui. Allora, mi dice che se questa situazione ti appartiene come descrizione e puoi non vederla in questa settimana, la tua sfida, abbiamo 2-5-5, ok? Con la papessa qui. La tua sfida è quella di lavorare con la legge spirituale, va bene? Lavorare con la legge spirituale, ossia potere del verbo, affermazioni e benedizioni a questa persona, perché questa persona è in arrivo, ce l'abbiamo qui come cavaliere di coppe con l'energia del presente. Quindi l'energia del presente significa che è già lì, è già tua questa cosa, da che c'è stata una rottura, va bene? Ecco perché la carta di riparare, anche se non senti questa persona da molto tempo. Quindi la sfida tua col 5-5 è un cambiamento dentro di te che può destarti scompiglio. Mi spiego? Siccome noi ti vedo qui come donna, come uomo che fa lo scanner a una persona prima di accettare le scuse prima di, cioè, guarda i minimi dettagli. Allora, qui il consiglio nella celtica, visto che la tua sfida stessa è il 5 di coppe, superare la ferita e l'abbandono. Io sono l'assoluto, io sono empatica, io seguo solo e soltanto il mio massimo bene. Io benedico e battezzo, perché qua abbiamo una sfida di 5-5, va bene? Ora ti dico un'altra cosa. Qua c'è, se ti risuona quest'altra interpretazione, è questa. Qui c'è una persona che ti viene ad aprire il suo cuore con il cavaliere di coppe, ti viene a svelare una verità. Non so se in questa settimana, perché siamo più di 38.000 ragazze, quindi no, dobbiamo canalizzare l'energia a seconda delle interpretazioni che arrivano. Allora, questa persona arriva ad aprirti il suo cuore. Ok? È nella tua energia del presente, quindi è tutto già in atto questo. Dicendo di cosa? Questo è il segreto che ti viene rivelato. Dicendo di cosa? Che ha abbandonato con il 5 di denari le situazioni pregresse, se c'erano situazioni ufficiali, e che non si è aperto ancora a te con questo. Questa è un'altra interpretazione. Ora, per quanto riguarda, ragazze mie e ragazzi, la situazione lavorativa, allora. Qua tu mi sei all'interno delle circostanze lavorative un ruolo di guida, un ruolo di guida. Qui tu stai per cambiare tutto all'interno del posto di lavoro oppure all'interno proprio di quello che vai a fare a livello lavorativo. Perché che è successo? Che tu ti sei risvegliata. Tu sei andata incontro a qualcosa che ha a che fare con dei tuoi ideali. Va bene, dei tuoi ideali. Qua è in atto una rivoluzione totale. Benedice e battezza anche il posto di lavoro di prima, quello che facevi prima, quello che stai facendo prima. Perché qua tu ti appresti a concludere un ciclo lavorativo e iniziarne un altro, che di cui puoi avere magari paura, perché
paura di questa cosa, ti appresti ad affrontare anche magari dei colleghi o qualcuno sul posto di lavoro, perché tu mi vai a dare un abbandono al vecchio. Un abbandono al vecchio. Perché qua ti è sgorgata qualche cosa di forte che ha a che fare con il fatto che tu sei una sacerdotessa o sei un mago, sei qualcuno che ha studiato per raggiungere determinati obiettivi e adesso è pronto a fare il salto di qualità. E tu mi vai a dare un abbandono fuori, alle altre circostanze vecchie, con quel 5 di denari lì. E con il 5 di denari a livello lavorativo, e con questo 5-5, mi presagisce anche il fatto di un rischio che devi compiere sulla base della legge spirituale. Perché laddove tu mi compi questo rischio, tu vinci. Ok? Senza avere queste preoccupazioni qui. Ora, avendo descritto un po' questi scenari, andiamo a metterci su questa papessa. La papessa di cosa ci parla qui? La papessa di cosa ci parla? La temperanza. Arriva una comunicazione che risana una crisi laddove c'è stata. Va bene? Questo è il segreto che ti viene svelato. Ok. D'amore. Una crisi. Magari dopo tanto tempo qua. E ti invita anche la temperanza a portare la pazienza giusta con una persona. Andiamo a vedere qui sulla regina di spade. Sì. Allora, qua c'è un 10 di coppe. Questa persona sa, se è il tuo caso, che ti deve affrontare perché è come se tu sei rimasta ferita per una felicità che hai con questa persona o che avevi con questa persona. 10 di coppe. E asso di coppe ti dice che o questa persona è andata incontro a un nuovo amore in precedenza e qui c'è invece la possibilità che vuole riappacificarsi con te o avere una possibilità di natura, prima di tutto, di risanare una crisi. Oppure tu hai avuto un nuovo amore, asso di coppe. Oppure tu hai avuto un risveglio spirituale e vuoi riconciliarti con questa persona e la tua sfida è quella di non sentirti più abbandonata. A seconda dei casi. Andiamo a vedere quel 5 di denari. Sì, ragazze, qua c'è di nuovo il cavaliere di coppe. Allora, qualsiasi sia la tua circostanza, questo qua ti vuole dichiarare qualche cosa, il suo amore, riparare, eccola qua, no? Sì, non c'è dubbio. Qua c'è un 8 di spade al contrario, non è più bloccato. Va bene? Ha guardato in faccia le sue paure, laddove c'erano, e qua c'è il cavaliere di coppe. Ok, molto chiaro. Adesso io andiamo a fare uno speciale per le mie ragazze o i miei ragazzi che hanno una persona a distanza, che non sentono, che sentono in modo criptico. Vediamo un po' questa celtica di cosa ci parla rispetto a voi. Per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno una persona lontana, che sentono sporadicamente o che non sentono, vediamo. Malvagità, ok, qua quindi c'è la richiesta di scuse, malvagità, delusione, ah, proprio c'è un'apertura emotiva forte qua. Due altre, matto, un'altra carta, autorità, ok, allora qua c'è notizia, qua ti arriva la sensazione che mi arriva per chi è in lontananza, ok, allora questa persona o si è separata da qualcuno oppure sa c'è una redenzione col cavaliere di coppe totale, conta sulla tua bontà. Beh, rispetto a cosa? Rispetto alla delusione per aver fatto gesti improvvisi, va bene? Gesti improvvisi, qualcosa, e quindi questa è la lettera piacere notizie, no? Quindi conta sulla tua bontà, va bene? Di questa cosa qui, e quindi c'è una redenzione dell'anima. E fatemi capire quali sono le intenzioni di questa persona nei miei confronti. L'abbiamo già visto, l'imperatrice, ragazza. Le intenzioni sono l'imperatrice, agiatezza. Allora, agiatezza. Mo ti dico, l'imperatrice, l'intenzione di questa persona, bontà, conta sulla tua bontà, te l'ho detto prima, un'altra carta, diffidenza, allora, appeso, allora, questa persona ha una redenzione totale dell'anima con il cavaliere di coppe che vediamo qui, conta sulla tua bontà per aver fatto azioni incaute che l'hanno portato a deludere se stesso e gli altri. Con il 5 di denari, qua sta a te accogliere questa persona o meno. Fatto sta che qua c'è la carta a riparare, che ti esortano ad essere empatica con te stessa e con l'altro, sia che tu vuoi questa persona, sia che non la vuoi più, ma benedice e battezza, va bene? Ok, questo è quello che sta gravitando intorno a una persona che state distanti. Andiamo a vedere adesso, per le mie ragazze che non hanno nessuno, questo cavaliere di coppe di cosa ci parla? Vediamo che entra, dissenso, eremita. Progetto, altra carta,
il sensory da progetto sicurezza. Carro, ragazzi, qua per, le mie ragazze, per voi che non avete nessuno, ok? Questo cavaliere di coppe, allora, preannuncia l'arrivo di una persona saggia. Non so se è una persona del passato, per alcuni di voi può essere una persona del passato, perché qua c'è il carro, l'avanzamento sulle difficoltà. Allora, preannuncia l'arrivo comunque sia di una persona saggia che ha fatto un lungo viaggio introspettivo dentro se stesso, che ha un progetto nuovo d'amore. E qua è una persona concreta, sicurezza, è una persona concreta, saggia. Ripeto, non so se in questa settimana, ma qua mi dicono che può arrivare questa persona e ti può sconvolgere un po', perché 5-5 sono due carte che parlano di 5-5 di cambiamenti improvvisi che danno un po', ti possono mettere un po' in ansia, un po' preoccupazione perché tu non ti fidi, però tu vuoi un nuovo amore, ok? Questa sta gravitando intorno alla tua energia. Chi è questa persona con l'eremita? Una persona saggia. Sì, il sole, è una persona anche chiara su quello che vuole. Questo sta gravitando nella tua energia, anche un imperatore, chiara. È una persona molto più razionale. Magari anche vicino a te, che mi vede, ti vedo come regina di spade qua. Che vi intendete a livello intellettuale, intellettivo. Ok? Questo per le mie ragazze single. Allora, andiamo a vedere invece adesso per le mie ragazze, i miei ragazzi che hanno una relazione stabile. Vediamo un po', visto che qua c'è un 5-5 con questo cavaliere di coppe, che è successo per i miei ragazzi che hanno una relazione stabile? La forza di fare cosa? Amanti, sì, la forza di fare cosa? Arrivo, qua c'è una sorpresa ragazzi in questa settimana, eh? Affari! Allora qua forse c'è una persona che vuole fare un salto di qualità a livello proprio della relazione con voi, perché c'è di nuovo qua un cavaliere di coppe verso l'amore, con forza vuole realizzare tutto ciò che compete per una relazione ufficiale stabile, cioè vuole fare delle cose e te lo vuole dire, cioè andare avanti nella relazione e ti deve affrontare per qualcosa, per costruire certamente. Di cosa parla questo affari? Ah, su delle cose che ti hanno potuto, bagatto, pianto, su delle cose che ti hanno potuto magari far male. C'è anche una sorpresa inerente a questo. Fammi vedere ancora cosa parla il cavaliere di coppe. Sulla malvagità, l'appeso. Allora, secondo me si deve far perdonare per qualche cosa per voi che avete una relazione stabile. Ho fatto sta che vedo un upgrade della relazione. Perché qua comunque c'è un 5 di coppe, forse è successo qualche cosa. La forza di fare cosa? Imperatrice, di far pieno sviluppare la relazione. Qua c'è matto? Cioè vuole essere serio, più concreto ancora. Serio, più concreto ancora. Ok? Ok. Andiamo adesso, ci mettiamo un'altra carta della Dea per come implementare questa settimana. Un consiglio per le mie ragazze e i miei ragazzi su tutto, vediamo un po', l'acqua, ragazze, l'acqua che ha a che fare proprio con la rigenerazione delle emozioni, tutto coppe. Allora, l'acqua ti dice come consiglio, tra l'altro numero 33, anche i maestri ascesi, di andare incontro alle tue, fai fluire le emozioni in questa settimana, fatti anche un bel bagno, utilizza degli incensi, utilizza, fai della meditazione, fai fluire le emozioni in questa settimana. L'acqua ti dice che tutto scorre, va bene? Tutto scorre e fluisce, non porre resistenza al fluire della vita, fai in modo che le emozioni fluiscano, e accogli ciò che arriva come esperienza, perché ti porta alla manifestazione della versione migliore di te stessa. L'acqua con riparare, accogli ciò che arriva, va bene? Perché fa fluire l'emozione. Ci sarà una rinascita in questa settimana. Tra l'altro la rinascita è arrivata anche prima per te, adesso sei pronta ad accogliere quello che arriva, perché è sulla base di nuove frequenze. Wow ragazze mie, che settimana! Ok, guarda, ti metto, voglio metterci una carta, voglio metterci un'altra carta qua, visto che parliamo anche di emozioni, su quest'acqua qui, per le mie ragazze e i miei ragazzi, su quest'acqua qui, su questo riparare, un altro consiglio, il giaguaro ragazze, ok, allora, dovete seguire l'intuito in questa settimana.
come al solito, perché voi mi purificate le emozioni e vi arrivano intuizioni. Il giaguaro è colui che vive nella notte, caccia la sua preda di notte. Quindi le antenne sono tutte alzate. Il giaguaro è colui che ti dice: segui solo esattamente le tue intuizioni in questa settimana. Ce lo diceva anche la papessa, va bene? Dietro a una perdita c'è l'acquisizione della tua autostima. Perché qua con 5 di denari mi parlano anche dell'autostima che va in confusione con la mente, perché c'è la regina di spade qui, e questo mi può determinare la mancanza di autostima. Fatto sta che in questa settimana l'intuito la fa da padrona. Mi viene da pensare con questa carta a riparare. Dai, ciò che credi ti manchi. Dai, fai dei gesti amorevoli verso le persone. Dai, ciò che credi ti manca. L'amore, quando dai l'affetto, l'amore è l'unica cosa che più ne dai, più si triplica all'interno. Ok? Quindi una settimana all'insegna di riparare le proprie emozioni interne, le proprie emozioni interne che hanno a che fare con qualcosa che il tuo intuito ti detta, riparare le emozioni interne per andare a proiettare fuori la bontà di cui sei figlia, perché sei figlia della luce divina, della luce di Dio, in questo modo tu recuperi l'autostima. Bene? Quindi la settimana insegna di scuse, perdono, di qualcosa che ha a che fare proprio con una rigenerazione dei tessuti animici. Va bene? Ok, quindi ragazze mie, implementiamo il lavoro. Io vi sono sempre accanto con la mia forza, la mia empatia. Vi stringo forte dal profondo dell'anima. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto il terzo mazzo. Andiamo a vedere come sarà questa settimana dal 21 al 27 novembre, ma ormai come sappiamo andiamo a vedere come incanalare al meglio le nostre energie, le sfide e i potenziali dietro i quali si nascondono i nostri grandi talenti, attitudini spirituali per affrontare la divinità che ci incarna. Allora, qual è il messaggio dell'oracolo in questa settimana? Vediamo. Allora, vediamo un po'. Come vi vedo, come le tigri. Oh, questa non è una tigre, forse è un leopardo. Arrivare al traguardo. Allora, ragazzi miei, qua state andando, e ragazzi, state andando incontro a un obiettivo importantissimo. Importantissimo, non vi ferma nessuno, vi dicono di rincarare la dose, addestramento dell'ego, perché in questa settimana alcune di voi possono vedere questo traguardo definitivo, va bene? Altre invece verranno spronate al raggiungimento. E quindi a seconda dei casi, ragazzi, vi dicono rincarare la dose. Io sono coraggiosa, io ottengo sempre tutto ciò che mi appartiene per diritto divino. Ciò che è mio per diritto divino è mio e basta. Quello che vedo fuori è la mia vecchia realtà. La mia nuova realtà è questa. E dici qual è la tua nuova realtà. Punto e basta. È chiaro? Poi qua c'è anche qualcuno che vuole arrivare al traguardo, perché questa è l'energia che gravita intorno a te, seppur non vedi determinate persone, qualcuno che vuole raggiungere un obiettivo insieme a te, che sia un obiettivo relazionale, amoroso o lavorativo. Anche a livello lavorativo questa carta arrivare al traguardo e non ti ferma nessuno, tutte le circostanze sono a tuo favore, non ti lasciare scoraggiare da niente, quello che vedi fuori che ti scoraggia è il tuo ego che cerca alleati fuori, è chiaro? Quindi rivedetevi il mio video La Chiave Assoluta, ragazze, eh? Ok, per rincarare la dose. Quindi qualcosa che arriva verso di te fortissimo, e tu che vai fortissima, così, piano piano, cioè, nel senso, ok, qua c'è la bandierina del traguardo, ci sei quasi, ok? Quindi ci sei già, qua c'è il traguardo, ok. E vabbè, a questo punto siamo arrivati al traguardo, ci andiamo a fare i tarocchi, vediamo che ci dice la stesa. Ok, vediamo un po', vedete così ragazzi, metto così e arrivare altro, no già, ok. Andiamo a vedere per le mie ragazze, i miei ragazzi che hanno scelto il terzo mazzo, questo arrivare al traguardo. Vediamo un po' che traguardo si giunge in questa settimana, può anche essere un'attitudine spirituale, un corso di studi o qualcosa che ti arriva. Vediamo, allora, vediamo
Di che cosa parla questa energia arrivare al traguardo? Li vedo proprio agguerrite, agguerriti. Vai ragazze, io sono felice quando li vedo così, perché mi risuonate in frequenza. Io sto sempre così. Infatti mi devo calmare ogni tanto. Ok, vediamo un po'. Allora, di cosa mi parla tutto questo? Di cosa mi parla tutto questo? Cosa mi parla questo traguardo? Ok, allora, mettiamoci energia del presente, quella che sta battendo su di voi, la sfida che ci apprestiamo a superare per arrivare a questo traguardo, subconscio, quello che accade qui ed ora, passato, imminente futuro, con questo traguardo, il vostro approccio, nonché anche consiglio della celtica, influenze esterne che influenzano il vostro traguardo, o come vi vedono gli altri, le tue speranze o paure, e anche il risultato. Vediamo. Sono curiosissima di vedere questo traguardo. Vediamo. Allora, spostiamo di qua. Stiamo di qua. Vedete così, ragazzi? Ok. Andiamo a vedere l'energia del presente qual è. 8 di bastoni, ragazze mie. Ok. Qua l'energia è proprio in movimento. Qua sono comunicazioni a go-go. Questo Venere, Mercurio e Sole in Sagittario è proprio comunicazioni a go-go. Se non avete ricevuto comunicazioni o spostamenti o viaggi, è qualcosa è proprio che a voi avete già mosso l'energia. Le carte ci servono proprio a capire sui piani sottili cosa stiamo muovendo. Qua comunicazioni a go-go, energia in movimento nei tuoi confronti a tuo favore. Sia a livello lavorativo, viaggi, spostamenti, tutto che si muove a tuo favore. Vediamo la sfida qual è. 7, il superamento degli ostacoli, non ci credo, qua pure c'è uno che sta saltando, guardate, cioè, allora, con la dicitura superamento di ogni ostacolo, quindi caricate la dose ragazze, rincarate la dose, quindi la sfida è superamento di ogni ostacolo, superamento, non ti far abbattere da niente, vediamo la base cosa c'è. C'è un'impresa, tutto questo fuoco, tutti questi bastoni, alcune di voi hanno iniziato qualcosa, e anche a livello lavorativo, tutti questi bastoni parlano molto di energia, di fuoco, di movimento, di, anche a livello lavorativo, di qualcosa che sta fluendo proprio forte, avete iniziato qualcosa sulla base di una vostra strategia già collaudata. Fatto sta che qua c'è stata anche un'attesa funzionale affinché l'energia andasse in nuovo in movimento. Quindi è tutta energia di fuoco che mi dice che in questa settimana, al di là se è relazionale o lavorativa, è a tutto a tuo favore rispetto al superamento di un ostacolo che si possono interporre. Cioè, vieni proprio sollecitato in questo, ok? Vediamo cosa, che cosa è il... Ah, la temperanza, comunicazioni che parlano di guarigione. Ok, allora... Qua c'è o un'attesa rispetto a una temperanza, all'accettazione di qualcosa, ci sono comunicazioni che parlano di guarigione, di una crisi che viene risanata in qualche ambito, oppure a livello lavorativo di una guarigione, di trovare un equilibrio sul piano lavorativo rispetto a un'impresa o qualcosa. Il fatto sta che la carta della sfida, il superamento del 7 di bastoni, in questo caso è superamento, è quella di sforzarti per raggiungere l'obiettivo di questa riconciliazione o di questa comunicazione, oppure qualcuno che si sforza nei tuoi confronti di raggiungere un accordo, di raggiungere una riconciliazione dopo un'attesa oppure una distanza. Andiamo a vedere qua. Sì, qua c'è un 9 di spade con la dicitura vergogna. Allora, qua ci sono state nel recente passato delle preoccupazioni che hanno portato adesso a superare qualsiasi tipo di ostacolo in tutte le circostanze a voi specifiche. Vediamo che succede qua. Diavolo! Allora, in questo caso c'è una persona che è ossessionata da voi nel superare ogni ostacolo per venirti incontro. Eccole qua. E anche tanta passione dirompente, una passione dirompente. Allora, in tutte le circostanze, ragazze mie, o relazionali o lavorative, quindi affettive o lavorative, ci può essere l'ego, qua con il diavolo, che sa che tu stai arrivando
all'obiettivo qua con la temperanza e ti vuole smontare. Superamelo, superalo. Guardatevi il video di crescita personale, anche la chiave assoluta, quello che ho messo nella playlist l'arte del vivere, a manetta, superami l'ego, Qualsiasi siano le circostanze, qua rispetto a una persona con arrivare al traguardo, diavolo, questa persona è molto attratta da te o vuole una riconciliazione laddove c'è potuta essere vergogna nel farlo, preoccupazioni, non ci dormiva la notte, c'è una distanza connessa, ha già adottato una strategia, le comunicazioni sono in movimento già se non sono arrivate, ok? E vuole superare ogni ostacolo, vedo tanta passione qua, tanto fuoco nei tuoi confronti che stai guardando, va bene? Allora, fammi vedere il consiglio qual è. Mamma mia ragazze, qua c'è l'asso di bastoni, tanto fuoco. Se c'è un progetto creativo, ragazze mie, il succo di questa prima parte della stesa è tu devi andare dritta al punto, ok? Nonostante le difficoltà che puoi aver avuto, un'attesa connessa, tu sei già sulla strada, dacci dentro, c'è l'asso di bastoni. Allora qua una persona sente una dirompente passione nei tuoi confronti, dirompente. Tutti sti bastoni, con l'asso di bastoni qua, perché anche come approccia questa persona a te, no? E vuole arrivare al traguardo, costi quel che costi, questo si è preoccupato nel recente passato, ma per molti di voi hanno già ricevuto queste comunicazioni, adesso vuole superare tutto, anche riappacificarsi con la temperanza là dove c'è stata una crisi. Ok, vediamo le influenze esterne. Allora, qua c'è il 10 di denari, anche nell'acquisto di una casa, ragazze mie, qua, all'esterno, dovete andarci dentro, va bene? Perché qua lo ottenete, con la pazienza giusta, lo ottenete questa cosa, non demordete. Allora, qua l'influenza esterna, il 10 di denari rispetto a una persona, ti vede anche come colei con cui vuole costruire una stabilità, ma anche sul piano lavorativo. Va bene? Se non è il tuo caso sul piano lavorativo, qua c'è questa persona, come ti vede con 10 denari, ti vede come il benessere, ti vede come la stabilità, ti vede come quello che lo fa stare proprio bene, è chiaro? Cioè è proprio una... E mo ti dico anche un'altra cosa, dall'esterno ti arriva anche a livello lavorativo delle opportunità straordinarie da un punto di vista proprio economico. Ci devi arrivare, ci devi rincarare la dose, Vediamo qua, speranza o paura? La ruota e la fortuna gira dalla tua parte. Mi devi superare l'ego perché la ruota e la fortuna giri dalla tua parte, Perché noi leggiamo le carte affinché poi le energie le incanaliamo a seconda di quello che esce, dove vediamo sia le sfide connesse al tuo raggiungimento dell'obiettivo. Quindi la ruota e la fortuna va a tuo favore. Qua avviene un cambio. Ok, vediamo qual è il risultato qua. Qua c'è un 10 di bastoni. Allora, ragazze, mi devi lavorare sull'ego in questa settimana. Perché c'è un ultimo step da affrontare con quel 10 di bastoni, che è la fine di un ciclo pesante, va bene? Questo ciclo pesante ha a che fare con le dinamiche della paura e dell'ego. Si vuole raggiungere un equilibrio rispetto a questo, la sfida da superare è farti animare da questa passione che ti sta sgorgando dentro e superare ogni tipo di attaccamenti, paure legate all'ego, va bene? Quindi, io ti dico anche un'altra cosa, per coloro i quali, come tanti bastoni qua ci sono, voi volete andare incontro a qualche cosa da cui siete animate dall'interno. E quindi dovete raggiungere un equilibrio a livello interiore affinché voi facciate all'esterno le scelte migliori dettate dal vostro intuito e vagliate dal cuore. Allora io vi do l'affermazione, perché siamo tantissime, quindi queste carte hanno varie valenze. Io sono magnetizzata dall'universo. Io possiedo e ottengo d'ora in poi e per sempre tutto ciò che è mio per diritto divino. Io sono sempre sotto ispirazione divina, prendo sempre le decisioni giuste in fretta. Allora, rispetto a qualcosa che ha a che fare con questo diavolo, allora la fretta, rispetto a qualcosa che ha a che fare con la fretta, voi dovete agire soltanto dall'interno. Cioè, perché qua mi mettono la temperanza, qua mi mettono carte di fretta, ok? Quindi che vuol dire questa diatriba? Che ciò a cui si vuole
anelare, ciò che si vuole raggiungere è una quiete interna, una riconciliazione da una crisi, oppure laddove ci sono state delle preoccupazioni, qua la dicitura anche vergogna. O tu o da parte di una persona, lasciati ispirare, eh? Ok. Quindi, come puoi agire rispetto a una persona specifica o delle persone specifiche a partire dall'interno? Devi portare tu la calma all'interno e fare delle nuove affermazioni su una persona specifica, su delle persone che vuoi cambiare carattere, cioè che vuoi cambiare, no carattere, l'attitudine di queste persone nei tuoi confronti. Lo spiego nel mio video, la chiave assoluta, come si fa. Va bene? Qua tu mi superi delle difficoltà che ci possono essere in questa settimana per arrivare, per avere delle conversazioni chiare o continuare a far fluire l'energia a tuo favore, perché il 10 bastoni sono praticamente gli ultimi pesi, si fa lo sforzo di andare incontro a qualcosa, ma è l'ultimo step. Andiamoci a chiarire con i tarocchi, con i piccoli. Questo diavolo di cosa ci parla? Ah, ragazzi, allora qua c'è un cavaliere di coppe. Cioè questo ti inviterà da qualche parte. Non solo c'è passione, c'è impeto, ma c'è anche amore. Qua c'è un cavaliere di coppe. Una comunicazione emotiva. Anche sulla base di sbagli fatti, eh? Sì, qua c'è 10 di coppe, ragazze. Allora, sì, qua c'è una comunicazione emotiva che ci parla, cioè ossessionato dal voler avere questa comunicazione emotiva, anche una dichiarazione d'amore e superare ogni difficoltà. Lo fa con tanto impeto, passione, comunicazione a go-go qua stanno, eh. Come ti vede all'esterno oltre a 10 di denari? 10 di bastoni, allora o uno dei due ha una famiglia, o degli impegni familiari, perché qua si fa lo sforzo, con 10 di bastoni, 10 di denari... che mi influenza, il 10 di denari mi influenza il 7 di bastoni, quindi o si fa lo sforzo di superare una famiglia o degli attaccamenti legati a un sistema familiare, si fa lo sforzo di superare qualcosa, ok? Qua c'è anche la regina di denari, o questa persona è sposata, e quindi si fa lo sforzo di superare qualcosa che è inerente a degli obblighi, va bene? Per cui aveva vergogna prima, ok? Magari è il tuo caso. Altrimenti, se tu sei la moglie, va bene, questa persona vuole rimettere assolutamente la temperanza insieme, superare difficoltà inerenti alle paure, al giudizio. Come cambia questa ruota della fortuna? Dove va la ruota della fortuna? La stella. Vengono sanate queste dinamiche, ragazze? Ragazzi, vengono sanate le dinamiche. Magari è passato del tempo, oppure vengono sanate le dinamiche con prospettive diverse, sacrificando l'ego. Quel 10 di bastoni a cosa è riconducibile? Al 4 di denari. Quindi si fa lo sforzo anche magari di tenere in segreto qualcosa per poi rivelarla. Vedi se è il tuo caso, eh? Magari c'è una relazione nascosta, si fa lo sforzo ancora di tenere segreto questa cosa per poi rivelarla con un po' di pazienza. Se avete una relazione importante, però non è alla luce del sole, affinché si metta a giustizia. Allora, qua c'è un gruppo di voi che ha una relazione nascosta, per cui ci si è vergognati o uno o l'altro, a livello proprio sociale, culturale, eccetera, per dei moralismi, eccetera. Vabbè, fatto sta che qua si fa lo sforzo di tenere ancora tutto dentro affinché non venga fatta giustizia anche legale. Questo può essere un altro scenario. Perché c'è questa vergogna? Sì, per le scelte a disposizione, forse la persona è entrata o uscita dalla relazione, cavaliere di bastoni, e quindi c'è vergogna, comunque sia comunicazioni che parlano di redenzione, di scuse, lo vediamo anche qui. Ok, andiamoci a fare adesso rispetto a quello che abbiamo letto. Allora, qua vi dico prima una cosa, prima di fare le sfaccettature sull'amore. Qua ho parlato già di lavoro, no, non avevo parlato di lavoro. Ah no, avevo parlato di lavoro, sì. Si devono fare gli ultimi sforzi per andare incontro a un progetto che vi dà stabilità qua all'esterno, perché la ruota della fortuna ci parla di un cambio che è relativo ai tuoi sogni. Tu già hai iniziato un'impresa, qualche cosa. E qua devi fare lo sforzo di andare incontro adesso a stare con le tue risorse e superare difficoltà, arrivare al traguardo, ci sei già qua, c'è la bandierina, applicare alle circostanze lavorative, ok? Perché qua
arriva anche magari una persona che ti aiuta a fare qualcosa rispetto al lavoro, che è un cambio repentino, una cosa che ti fa felice. Ok, andiamo a fare le sfaccettature. Perché è una persona specifica, e magari è in lontananza. Vediamo qui sotto vediamo la stesa di cosa parla. Perché è una persona specifica in lontananza. Qua c'è il senso di perdita. Sta male questa persona e ti vuole parlare. Superiorità, re di cuori. Carro, vuole anche avanzare, l'ultima carta. Sul dissenso, fondomazzo imperatore. Allora, qua c'è una persona che, se state a distanza, vuole arrivare al traguardo, come anche tu. C'è un imperatore qua, fondomazzo, ciò vuol dire vuole rimettere l'ordine, seppur può essere una persona. Più, diciamo, come dire, un po' più impostata, se è a distanza, vuole tenere l'ordine delle cose. Magari qua 10 denari sono situazioni ufficiali, anche lavorative. Allora, rispetto alla situazione sento una sensazione di perdita, ti vuole parlare onestamente, avanzare su questo. Qua c'è dissenso, che ha a che fare anche con le comunicazioni che magari non sono arrivate. Se non sono arrivate, eccole che ti arrivano, vuole superare le difficoltà, va bene? Andiamoci a mettere questo re di cuori, di cosa ci parla con superiorità. Di una sicurezza economica, se è il tuo caso. Ho un progetto, questa è anche la donna di denari, che significa anche voler creare con te un progetto amoroso. Se tu hai un progetto, questa persona ti vuole anche aiutare in questo progetto, mi sta arrivando anche questo. Oppure c'è la perdita, ti vuole parlare di una perdita che si è avuta con una situazione ufficiale, va bene? Laddove ha trovato del dissenso fino a questo momento, ma vuole avanzare su queste difficoltà, se è il tuo caso. Questo carro di avanzo a cosa corrisponde? Sulle avversità, sui ritardi che ci possono essere stati, vuole avanzare, sulle falsità, ciò che non è andato bene, va bene? Ok, ed è ossessionato su questo. Andiamo a vedere adesso per le mie ragazze singolo cosa arriva, visto che qua le comunicazioni sono a go-go. E c'è questo cavaliere di coppe qua. Vediamo. Per le mie ragazze single, questo arrivare al traguardo, che questa è l'energia che stai attirando a te. Eccolo, arriva uno. Qua c'è eroismo, anche una persona che è molto impetuosa, molto impetuosa, arriva qua. Ancora per le mie ragazze single. Una persona, qua c'è la morte, una persona trasformata, una persona diversa da quella che tu ti immagini di solito. Ancora sulle mie ragazze single. Giustizia, una persona che ti viene a rendere giustizia. Una persona che ti viene a rendere giustizia, perché è una persona diversa da quella che ti immagini. Vediamo un po', ancora. L'angelo, e che porta guarigione, wow! Agiatezza, magari è una persona che sta anche molto bene. Ok, ragazze, queste le vedete pure con le carte, una persona per voi single. Questa sta gravitando intorno alla vostra energia. Andiamo a vedere invece perché ha una relazione stabile. Magari l'ha conosciuta anche da poco, si sta approcciando da poco a questa relazione. Vediamo un po', perché ha una relazione stabile sulla base di quello che abbiamo letto. Ha dei progetti con te questa persona. Di cosa parlano questi progetti? Perché ha una relazione stabile, indiscrezione. Questa persona magari ha paura che ci sia anche qualcun altro, eh? Ecco che qua c'è gelosia pure. Perché tu magari non lo riveli questa cosa, ti porti dentro, magari sei una persona più riservata. Vediamo ancora questa persona. Sicurezza. Ancora perché ha una relazione stabile. Eredità. Allora, ragazze mie. Questa persona qua c'è trionfo, perché è una relazione stabile, anche conosciuta da poco, con cui si sta confrontando. Questa persona ha dei progetti insieme, va bene? La carta di sicurezza ci indica anche la regina di denari, magari tu stai bene, hai ricevuto un'eredità, oppure questa eredità è la carta del matrimonio felice o del fidanzamento, sotto tutti i punti di vista. Questa carta di indiscrezione ha anche dei progetti su come andare incontro a delle cose che non sono state ancora rivelate o delle cose, far andare bene le cose con questo progetto davanti, avere trionfo in questo, successo, va bene? Questa è la carta del matrimonio felice o fidanzamento ufficiale, oppure la sanazione sulle difficoltà. Allora, con la carta qui, vediamo cos'altro possiamo dire.
Allora, con la carta qui si possono ricevere anche degli aiuti dai parenti. Che parla la carta indiscrezione? La carta, questa persona magari vuole anche, ecco perché magari tu ti tieni tutto dentro per alcune di voi che avete conosciuto questa persona da poco, ha paura che ci sia un'altra persona. Oppure questa indiscrezione. E vuole darti qualcosa di veramente concreto anche nel futuro rispetto a delle indiscrezioni che tu puoi pensare di lui. Questa indiscrezione, ancora, incidente, che hanno potuto determinare un blocco tra di voi, ok? Adesso, nel recente passato, ancora questa indiscrezione. E qua c'è un altro paggio di coppe. Se lui hai sospettato qualcosa, qua c'è una dichiarazione d'amore con il fante di coppe. Che lui è pulito, è chiaro, questo è il senso. Ecco, è uscito lui, va bene? Vuole farsi palese il fatto che vuole la sicurezza con te. Mi spiego di cosa parla questa eredità. Circospezione. Un'altra carta. Contrasto. L'avventura ci dice che rispetto allora qua viene rivelato un segreto che ha a che fare con qualcosa che ha potuto circuire la persona, la vostra storia, sui contrasti che ci sono potuti essere nel recente passato con questa carta del 9 di spade, sulle problematiche. Pieno successo qua nel matrimonio vantaggioso, fidanzamento ufficiale, con questo progetto qui rispetto a delle indiscrezioni, ok? Ok, quindi fatto questo bonus e quindi il superamento di quelle difficoltà qua è volto proprio a superare appunto le dinamiche tra di voi con questo nuovo inizio per i progetti che sono stati già iniziati. Adesso andiamo a metterci la carta della Dea su come affrontare al meglio questa settimana, su questo arrivare al traguardo. Eccola, ragazze, qua c'è Ecate, qua c'è la linea di confine. Abbiamo anche questa luna nuova che è proprio la simbologia di Ecate, no? La triplice Dea. E qua mi dice che c'è un passo iniziatico per voi in questa settimana. Dovete superare i confini, arrivare al traguardo, superamento dei confini. Quali sono i confini per voi? I confini limitanti. Ok? Ecco, laddove ti sei risposta o risposto confini limitanti, quello mi devi superare. Ed Ecate, la luna nuova, con i nuovi intenti, ti porta a seminare il superamento di queste difficoltà o dei propri limiti. Superamento dei propri limiti per giungere a qualsiasi tipo di traguardo, sia in termini relazionali che in termini lavorativi. Questa è anche la carta del confine, dice qualcuno supera i suoi limiti. Ok? Ragazze mie, settimana in cui si arriva a un traguardo, si supera qualcosa, è qualcosa che ha a che fare con qualcosa per cui tu già hai mosso l'energia, tu sai che cos'è. Guarda, a questo punto io ti voglio mettere un'altra carta di queste, mi sta ispirando questo. Tarocchi oracolari delle fate, come superare questa linea di confine? E anche come qualcun altro nei tuoi confronti la supera. Superando un dolore, qua c'è il 3 d'inverno. Chiedi agli altri conforto e amore. Questa situazione ti renderà più forte, la tristezza guarisce col tempo. Allora, laddove c'era una, qua ti viene richiesto aiuto da parte di qualcuno, oppure tu puoi chiedere anche conforto e amore. Quindi qua il 3 d'inverno ci dice proprio che superare la linea di confine significa superare i propri limiti imposti dal vecchio credo di penuria, in cui abbiamo versato fino a questo momento per un dolore che non riuscivamo a elaborare, ma qua lo abbiamo già elaborato. Va bene? Quindi anche qualcuno che ti viene a chiedere, qua di nuovo ego, ragazze, l'ego, quindi il dolore relativo all'ego che ti vuole cingere. Va bene? Quindi ragazze mie, superiamo tutto questo e andiamo incontro al successo, per favore, perché ci siamo, è chiaro? Ok. Quindi ragazze mie, io credo di aver detto abbastanza per oggi. Implementiamo il lavoro su noi stesse attraverso proprio la disciplina nel lavoro su di sé, discipliniamo quest'ego qui e andiamo incontro a queste comunicazioni, a questo fluire dell'energia che Sole, Mercurio e Venere in Sagittario ci portano verso l'espansione, l'ottimismo e verso tutto ciò che credevamo impossibile.
Quindi ragazze e miei ragazzi, io vi sono sempre accanto, vi stringo forte dal profondo dell'anima, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica!